Adesso parla Tronti e poi il più giovane, speriamo che non sia andato a far colazione. Dopo andiamo. No, dopo no, devi sentire anche il giovane, scusa. No, il giovane non lo vuoi. Questi non c'è più la disciplina di una volta. Allora, intanto una parola sul titolo di questo incontro, perché è un titolo molto bello. Io mi faccio i complimenti a chi l'ha pensato, perché legare la figura di Berlinguer proprio al concetto di serietà della politica è un punto, secondo me, molto essenziale. E anche perché non c'è niente di più attuale oggi che collegare la politica alla serietà, perché è un tempo di politica cosiddetta leggera, familiare. Gran parte della politica passa attraverso la satira. L'icona di Berlinguer rappresenta proprio questa serietà e questa immagine sorridente che sta qui. È proprio quella che rappresenta appunto un'immaginazione della politica che va nel profondo, insomma, e che si fa poi presenza non contingente, ma presenza di lunga durata. In fondo è questa lunga durata che noi oggi stiamo non commemorando, ma ricordando, no? Perché proprio questo volto di Berlinguer indica quello che la politica in fondo dovrebbe avere, una forma di gravitas, di autoritas, che secondo me sono proprio le caratteristiche che la politica ha perduto e che non a caso poi non viene più riconosciuta dal basso, no? Perché gli manca proprio questa immagine di forza, no? Di autonomia anche della pratica, ma anche del pensiero. Noi oggi siamo dentro un dibattito intorno alla personalizzazione della politica, e quelli di noi che criticano, no, questo processo, anzi questa deriva di personalizzazione della politica, si scontrano sempre con un'obiezione che diceva: ma in fondo nel vostro campo avete avuto sempre grandi leader, no, di riferimento, di guida, di orientamento e così via. E c'è oggi, si sostiene anche giustamente, l'indispensabilità del leader nell'età della comunicazione di massa. Però ecco, qui io inviterei a fare una distinzione, no, tra personalità nella politica e personaggio. Credo che sia una distinzione molto attuale. Si tratta non solo di differenza, ma addirittura di opposizione, di incompatibilità tra queste due figure, no? Ma Plekhanov scrisse un saggio sul un opuscolo intitolato La funzione della personalità nella storia, no? Oggi bisognerebbe scrivere un opuscolo sulla funzione del personaggio nella cronaca, perché in politica attraversiamo proprio questa galleria di personaggi, tra l'altro molto effimeri, uno va, l'altro viene, senza capacità di durata. Ma che cos'è il personaggio? Il personaggio è quello che dà vita a un'opinione, no? Che è subalterno a questa opinione, è costruito dall'esterno, soprattutto dai grandi media. È un prodotto artificiale, è una realtà virtuale, no? E che la virtualità oggi sia una realtà, purtroppo, è un passaggio con cui abbiamo da fare i conti. Appunto, il personaggio è l'effimero di consumo immediato, che può durare soltanto, e abbiamo un esempio in Italia, se ha dietro di sé un potere economico di grande peso. E la personalità politica invece è un prodotto storico, è qualche cosa che viene dal profondo della storia e ne sorgono ogni volta
e quanto più la storia è storia che confligge in se stessa, tanto più è capace di far emergere queste personalità. E la durata è intrinseca a questa forma di persona, che viene sempre da lontano e va lontano. Ecco, noi quest'anno abbiamo il 50° dalla morte di Togliatti, il 30° dalla morte di Berlinguer, e ci troviamo di fronte a personaggi ancora vivi dopo 50, dopo 30 anni dalla morte. Perché? Ma perché soggetti certo individuali, personalità individuali, ma emersi da una forza collettiva organizzata, no? Quando si dice, ma forse voi avete avuto anche delle personalità di culto, diciamo così, dal basso, però erano delle personalità che avevano intorno un partito. Questa è la differenza, insomma, dai personaggi di oggi, che non solo sono sganciati dalla forma collettiva dell'organizzazione, ma addirittura ne vogliono fare a meno, anzi, la loro forza comunicativa è nel dimostrare di poterne fare a meno. La personalità è, secondo me, anche l'incarnazione, questa è la parola giusta, l'incarnazione di un punto di vista. Ecco, questo punto di vista è molto dentro la personalità di Berlinguer, no? Il movimento operaio è stato in fondo un punto di vista sulla società, nello stesso tempo punto di vista pratico e teorico, e questa è stata la sua grande forza. Infatti è oggi una realtà, quella del movimento operaio, che si può anche ignorare, e infatti viene ignorata, ma non si può assolutamente cancellare. Ecco. Quello che è venuto dopo, insomma, no? Che chiamiamo con questo nome rispetto a quello nome forte di movimento operaio, che chiamiamo sinistra, e che risulta... Nel confronto un termine generico, ma anch'essa, insomma, secondo me la sua difficoltà, la difficoltà della sinistra di oggi è che non fa emergere un punto di vista. Che cos'è che caratterizza un punto di vista? Ma prima di tutto la sua autonomia dalle idee dominanti, che sono sempre ancora le idee delle classi dominanti. Poi l'organicità della proposta, la forza della visione, il punto di vista che è sempre parziale, però ha la capacità di ricomprendere il tutto, no? E di rispondere alle contraddizioni complessive e di essere capace di gestire queste contraddizioni complessive. Cioè una parte che si fa tutto. Ecco, l'assunzione dell'interesse generale da parte di una parzialità. Anche questo, anche molto questo, è Berlinguer, che era il partito nuovo di Togliatti e che in Berlinguer rimane in fondo una stella polare, che poi lui deponeva nella contingenza, come sempre bisogna fare. Si discute ancora sulla continuità tra i due Berlinguer, anche adesso è tornata nella cosa che diceva Luciana prima, il Berlinguer del compromesso storico, quello dell'alternativa, ma secondo me erano due forme che applicate a due contingenze diverse, no, o almeno era quello lo sforzo di applicarle a contingenze diverse. Oggi c'è una forte analogia tra gli anni Ottanta e la fase attuale, no? Perché ci sono delle cose che molto simili. Vi ricordate, insomma, negli anni Ottanta la grande tesi, no, che sembrava allora rivoluzionaria, della modernizzazione, no?
oggi c'è l'altra parola che dice innovazione, ma è più o meno insomma la stessa cosa, insomma, questa volontà di oltrepassare il presente, no, andando avanti in modo però del tutto generico. E c'era, si ripete insomma una differenza che allora era tra queste due personalità di Berlinguer e di Krack. Se vi ricordate, Berlinguer di fronte all'irrompere dell'attivismo di Krack, sì, della sua capacità di iniziativa anche quotidiana, la sua capacità comunicativa. Berlinguer anche nel partito veniva visto come troppo immobile, come troppo fermo, come troppo poco comunicativo e così via, no? E la cosa che è stata qui ricordata, quel punto di passaggio, la lotta sul punto di vista sul punto di scala mobile, è stato poi quello in cui queste due personalità si sono misurate, no? Con uno che vince e uno che perde, ma quello è stato però un tornante della storia repubblicana. E per me la più bella foto di Berlinguer è quella con l'unità davanti con un grande scritto "Eccoci", mentre passa il grande corteo dei lavoratori, credo lì davanti a Porta a Santa Maria Maggiore. E Berlinguer ha sempre parlato fino agli ultimi giorni di classe operaia, no? E si è nell'ultimo periodo insomma impegnato direttamente insomma nella lotta sociale, non una lotta sociale generica, ma nella lotta sociale operaia, il Berlinguer davanti ai cancelli della Fiat. E noi sappiamo che se c'è stata una sconfitta, quella sconfitta che pesa ancora sulla sinistra è proprio cominciata dalla sconfitta degli operai della Fiat nel 1980. Da lì è cominciata una deriva che non si è più fermata. E riprendo, concludendo, le parole diceva Tortorella all'inizio, no? Quel passaggio che sulla sconfitta, sugli sconfitti, eccetera. Oggi è una concezione borghese della vita quella che sostiene che l'ideologia del successo, l'ideologia dell'emergere, del vincere. Giustamente diceva Aldo, non sempre chi vince è il migliore, insomma, no? Lo stiamo vedendo empiricamente, insomma, direi, no? Nella fase attuale. Può vincere benissimo anche il peggiore, perché una serie di circostanze lo fanno vincere. Poi il fatto che venga fatto vincere serve sempre a qualcuno, non dobbiamo mai dimenticarlo, non ci troviamo di fronte a processi neutri. Ora, noi tutti siamo testimoni di un'epoca in cui grandi idee sono state sconfitte, e allora che dobbiamo fare? Dobbiamo abbandonare quelle idee solo perché sono state sconfitte? Ma questa è la domanda che noi dobbiamo rivolgere anche alle nuove generazioni, insomma. E il problema è appunto di riprendere queste idee, trasformarle, riadattarle ai tempi nuovi e semmai rilanciarle. Ma l'ultimissima cosa che voglio dire, c'è una espressione a proposito dell'eredità di Berlinguer, che secondo me può essere anche su alcuni punti un'eredità, oltre che pratica, immaginativa, politica, anche teorica. Lui a un certo punto disse una frase che allora mi lasciò molto sconcertata, ma credo non solo a me, a molti altri. Quando disse formulò quell'espressione, noi dobbiamo essere rivoluzionari e conservatori.
Beh, io penso che lì c'è una grande idea, diciamo, di sviluppo pratico-teorico. Insomma, io ci sto lavorando perché penso che bisogna lavorarci, bisogna studiare, elaborare il concetto, no? Ma è un concetto di grande peso, che oggi è dimenticato in questa forma, appunto, a proposito di questa sinistra, tutta così ridotta a, a democrazia progressiva, no? Che tutta democratico-progressista, che non fa i conti con, la, con i fondamenti della storia, con quello che c'è nel, nel fondo della società umana, con quello che c'è nel fondo dell'antropologia del, del, dell'essere umano, eccetera, eccetera. Ecco, quello dobbiamo riprendere questa, questa, questa idea. Con quello, guarda, guardate, possiamo perfino capire meglio che cosa è successo nella costruzione comunista del socialismo. Perché lì è quel tema che non è stato messo a fuoco, no? La rivoluzione non è distruzione creatrice è capitalismo, insomma. Il comunismo è costruzione e ricostruzione di un, anche di una storia, insomma, e la storia è sempre anche il passato, e il ponte tra passato e futuro passa appunto attraverso una forma di grande pensiero. Grazie.